Il maiale non fa la rivoluzione. Manifesto per un antispecismo debole di Leonardo Caffo, edito da Sonda quest'anno, nel 2013. Il manifesto filosofico per una nuova generazione di animalisti più radicali, più trasversali, più integrati nella cultura e nella società. Chi vuole leggere libri o articoli sulla questione dell'animale non trovava molti materiali sino a pochi anni or sono. Persino sulla questione del dio animale e dell'animale divino nel pensiero greco si trova una scarsa, se non scarsissima, bibliografia. C'è molto da trarre nella psicanalisi, a partire dalla questione dell'animale totemico in Freud, in Lacan, in Verdiglione e anche nella mia ricerca, in particolare nel libro Teoria della cucina, edito da Transfinito, in cui è affrontata anche la questione della macelleria e non solo nei tre monoteismi. Nel capitolo La macelleria intellettuale, in Teoria della cucina, c'è la lettura del libro di Charles Patterson, Un'eterna Treblinka, Il massacro degli animali e l'Olocausto, che è del 2002, che fa parte degli studi sugli animali ai quali fa riferimento la mouvance politica dell'animalismo, che è quella anche di Leonardo Caffo. La lettura del capitolo L'animale che non nutrirà la terra potrebbe portare un contributo a dibattito che peraltro è poverissimo di filosofia. Ma non ci sono libri sulla questione dell'animale in Freud, in Lacan, in Verdiglione. Ci sono note sparse nei libri. In Freud c'è Totem e Tabù, da leggere e leggere ancora. E anche la lettura dell'uomo Mosè e la religione monoteistica dà sempre nuovi spunti. Nell'ambito degli studi di filosofia americana, sino alla propaggine australiana, è sorta una saggistica sulla questione dell'animale a partire dagli anni 70 con Animal Liberation di Peter Singer del 1975. E volutamente non chiamiamo filosofia analitica quella americana, perché non è solo quello oggi, e come non chiamiamo continentale la filosofia che c'è nelle varie nazioni europee. Con questo libro di Leonardo Caffo, il tema dell'animale in filosofia prende la sua forza e la sua posizione e interpella le altre scienze a fare altrettanto. Gli psicanalisti, oltre a difendere l'indifendibile, la psicanalisi, potrebbero confrontarsi con il testo di Leonardo Caffo e potrebbero anche produrre dei testi rispetto appunto a quel che c'è dell'animale in Freud, in Verdiglione, in Lacan e altri. Il giovane filosofo annota che anche in Italia non ci sono studi sulla questione animale come altrove. E comunque con il suo libro e con alcuni altri che gli hanno fatto l'introduzione, intanto scritti dallo stesso Leonardo Caffo, oggi in qualità il divario si può dire che è colmato, e anche per l'intervento di un altro giovane filosofo, Marco Maurizi, in, diciamo così, in divergente accordo con il lavoro di Caffo. Eccomi al libro allora di Leonardo Caffo, che prima traccia la storia del dibattito che emerge tra Peter Singer e Tom Regan, teorico dei diritti degli animali, e poi analizza in dettaglio i due contributi teorici e pratici alla questione qualificata come liberazione animale sul modello della liberazione umana. Poi, rispetto ai contributi anomali che ci sono stati nella filosofia francese del secolo scorso, per inciso Foucault, Deleuze, Derrida,
Sono appena citati, ma non letti. Cita due volte i seminari, gli ultimi, che Jacques Derrida ha tenuto sulla bestia e il sovrano, ma non dice nulla sulla questione. Invece sarebbe un contributo interessante da leggere la lettura di Leonardo Caffo, che ha fatto di questi due tomoni dei seminari di Derrida che cita. Infine Caffo precisa la sua proposta di un antispecismo debole, che sorge dal confronto serrato con l'antispecismo politico di Marco Maurizi. E questa è anche la ragione di un dibattito tra i due che è pubblicato come postilla al libro. Leonardo Caffo precisa lo statuto dello specismo e avverte l'esigenza di una ricerca linguistica intorno al termine, e poi non la fa, non indaga sulla significazione di osservazione, sull'appartenere già questo termine a una sorta di fenomenologia. C'è una teoria dell'immagine da trarre dalla specie, una teoria etologica, come è stata in buona parte fatta, e che andrebbe ridiscussa. Non imbocca questa via, diciamo, insomma. Non è né un pregio né un difetto, non imbocca questa via. In breve, qualificando lo specismo, possiamo dire che è quell'ideologia che fa dell'uomo una specie superiore ad altre specie, e il corollario in discussione è l'uccisione degli animali a scopo di alimentazione, di abbigliamento e di ricerca. Leonardo Caffo precisa le poste in gioco dei vari specismi e qualifica il suo antispecismo di debole, facendo l'occhiolino al pensiero debole, ovviamente per smarcarsene, poiché è stato allievo di Maurizio Ferraris, a sua volta ex allievo e oggi oppositore di Gianni Vattimo, attori di una querelle tra realismo e antirealismo, che non prendiamo in considerazione qui. Più che debole, proprio per definizione, nei termini di Leonardo Caffo, il suo antispecismo è incompleto, e la sua incompletezza non è un paradosso paralizzante, come lo è stato per Gödel, ma una specie di apertura sorgiva, come è invece l'incompletezza per il matematico Intikar. Se le varie forme di antispecismo politiche in atto e non teorizzate si riassumono in breve nel subordinare la liberazione animale alla liberazione dell'uomo dalle varie forme di schiavitù, l'antispecismo debole di Leonardo Caffo sprona la liberazione animale indipendentemente dalla liberazione umana. La sprona anche se per assurdo la liberazione animale intracciasse quella umana. Il lavoro filosofico di Leonardo Caffo è quello di fornire la giustificazione filosofica, il termine è suo, io direi la base filosofica, alla liberazione animale e di confutare la legittimità delle teorie speciste. Rimanendo all'interno dell'ambito di questi studi sull'animale, si può dire che la cosa sia anche conclusa e che Caffo fornisca in effetti la giustificazione che cerca. Eppure la vita è ingiustificabile. Sono molte le cose ingiustificabili. E c'è un movimento che spinge alla conversione in senso di colpa di questa ingiustificabilità della vita. Le religioni stesse fanno parte di questo tentativo di sopravvivenza contro la vita. Eppure,
come il razzismo è ingiustificabile, eppure esiste, come l'antisemitismo è ingiustificabile, eppure esiste, come il sessismo è ingiustificabile, eppure esiste, come la prostituzione è ingiustificabile, eppure esiste, come la divisione sociale del lavoro è ingiustificabile, e arrancano anche i tre monoteismi nell'operazione infame di giustificazione, eppure esiste. Allora c'è un altro livello di lettura, che è completamente eluso dal dibattito, e non solo, in questo caso, nel libro di Leonardo Caffo. Nelle piccole frasi dell'introduzione ci sono le tracce dell'illusione della questione. A parte l'enunciazione di non vivere in una realtà ma la sua totale mistificazione, nell'esperienza che fa in un viaggio di formazione a Parigi cercando un ristorante vegano, che porterebbe tra l'altro ad affrontare la chiarella del realismo e dell'antirealismo, che si avvantaggerebbe a confrontarsi con la nozione di reale in Lacan, c'è l'assunzione, d'accordo provocatoria, della posizione di maiale. Il libro è pensato, cito, come penserebbe un maiale se avesse avuto la possibilità di indicarsi la strada per quella rivoluzione che è la sua liberazione, la liberazione animale. E non entrerò qui nella lettura dello Statuto della Libertà e della liberazione e del suo principio. Un saggio scritto da animale e non da animalista, altra citazione di Leonardo Caffo, un libro scritto dal maiale che dunque sono, parafrasi di un titolo di Jacques Derrida, L'animal che donc je suis. Leonardo Caffo non analizza la sua gnosi, che assume anche il termine di male assoluto rispetto proprio alla questione dell'animalismo. Non analizza il suo totemismo, aujourd'hui, no? Per citare Lévi-Strauss, le totemisme aujourd'hui. Non analizza l'impianto che divide non solo le specie, ma anche tra specismo e antispecismo, che sopravvive nell'orizzonte dello specismo e partecipa alla sua riproduzione. Come la lotta alla droga partecipa al business della sua riproduzione, così ogni anti, quell'anti dell'antispecismo, ogni anti è parassita di ciò che avversa. L'opposizione, come l'apposizione, termine che è quasi un neologismo, ma che indica, no, coloro che si oppongono e coloro che si incollano invece a questo scettro della divisione delle cose, come la lotta alla droga partecipa al business della sua riproduzione, così ogni anti è parassita di ciò che avversa. L'opposizione e l'apposizione, entrambe, sono cerimonie e rituali di adorazione del principio di divisione sociale, lo stesso che permette di distinguere connotativamente tra filosofi universitari e velleitari pensatori che non hanno mai studiato la filosofia come me, per esempio. La pretesa liberatoria di Leonardo Caffo, per ironia rispetto agli esperimenti mentali che propone, che sono assurdi, come la suggestione di Platone a Glaucone, immagina tu gli umani prigionieri, è quella che io potrei essere, per la mia lettura dell'istituzione universitaria, oltre che dell'istituzione tout court, infinitamente lontano anche dalla lettura di Pierre Legendre, un anti-universitario, in condizioni di confutare ogni universitarismo forte, no? E di giustificare un anti-universitarismo ancora più forte, fortissimo.
non abbisognando del paravento del debolismo. Potrei chiedere la liberazione immediata dall'università quale sistema di contenzione, se non di soppressione, dell'intelligenza umana, eccetera. Potrei fare l'elogio di Giacomo Leopardi, che non ha mai frequentato nessuna scuola, nessuna università, sebbene abbia scritto di ultrafilosofia. Oltre l'abolizione della scuola dell'obbligo, che ha fatto Pierpaolo Pasolini. Questo è il sistema uroborico. Questo è il sistema uroborico anche di Amico e Nemico, la cui algebra è infinita. Derrida, nel suo scritto sull'amicizia, non è arrivato alla posizione della transamicizia, ma verrà per la stessa esigenza che ha portato gli studi sul gender, sul genere, alla nozione di transgender. Verrà la morte. Non fa altro che venire. E avrà gli occhi del transconscio. È gratis, ragazzi e ragazzi. Prendete il transconscio, farete una carriera universitaria anche migliore di quella magistralmente debole che sta facendo Leonardo Caffo. Qui risiede la ragione, con il coperchio editoriale, dei molti ammiccamenti che ci sono nel libro, a partire dal titolo, anche nella scelta della pillola, pur qualificata come pillola della speranza. Leonardo Caffo non legge la farmacia di Platone scritto da Derrida, che è anche la sua farmacia di pillole, pro o anti, e che è anche il suo zoo e il suo macello. Quello che ho chiamato l'impianto del porco in un testo, in un breve video, non è letto da Leonardo Caffo, è l'impianto del nome del padre. Anche come nome dell'altro, anche come nome dell'animale, anche come nome totemico, zero azzerato. O c'è l'instaurazione dello zero, o c'è l'impianto del porco, nel circolo tra schiavitù e liberazione. Quindi la liberazione appartiene al circolo, fa parte della stessa circolarità della riproduzione cerimoniale e rituale dell'identico, principio di divisione, anche come divisione tra specismo e antispecismo. Lo zero non c'era a Atene e forse non è ancora arrivato. È anche la questione del nome, come sto facendo. Chi ama gli animali odia gli uomini, ha scritto Spinoza. E da lontano, cito da una frase di Leonardo Caffo, guarda la madre stanca e violentata con gli occhi di un cucciolo di maiale. E alla fine della lettura, tra i lettori e il maiale, questo è l'auspicio di Leonardo Caffo, e il maiale che pensa alla rivoluzione che non farà, non ci sarà più nessuna differenza. Questo è l'aspetto anche dell'autoritratto che c'è nell'assunzione dell'identità animale e corrisponde anche a parlare degli umani nelle spoglie degli animali. L'animale come sostituto dell'uomo, come nel mito della legatura di Isacco, l'ariete al posto di Isacco, questione controversa, messa perlomeno in discussione da Lacan, che dice che l'ariete sta al posto del padre morto e intanto lo dà per morto. Ebbene, questo appunto corrisponde all'animale come metafora. E sia chiaro, la cosa è degna, come degna l'indagine dei Pueblo per interrogarsi sul proprio ebraismo nel caso di Abi Warburg, nel rituale del serpente e in altre ricerche.
come degna l'istituzione, l'Istituto Warburg di Londra oggi, no? Dove vanno a formarsi filosofi e intellettuali di altre discipline. Come degno, nel mio caso, di assumere la questione ebraica nella cultura e di assumere anche le offese indirizzate all'ebreo, che non sono più certo di non essere. Ciò non toglie che vada letta l'identificazione con l'animale, con il pueblo, con la pietra, con l'identificazione, e gli eventuali tabù che veicola. La lettura del principio di divisione delle specie, che è lo stesso della divisione dei sessi, della divisione sociale del lavoro, anche il principio di separazione delle carriere, sino lì, che fa di Leonardo Caffo un filosofo e di me un cuoco, è il tabù principale. Chi lo tocca, no? Chi tocca il primato del fallo, è scomunicato. Da Spinoza a Lacan e poi anche da Irigaray rispetto a Lacan stesso e alla sua scuola. Eppure, al di là del principio di divisione anche in specismo e antispecismo, c'è la vita. E l'animale, nel suo enigma, è l'elemento linguistico e non significante istituzionale o anti-istituzionale. Animale come nome, animale come significante, come altro dal nome e dal significante, anche animale come immagine originaria, semovente e altra, che non è l'immagine che ognuno ha dell'animale e neanche l'immagine che ha di sé come animale, come nel caso esplicito e provocatorio di Leonardo Caffo. Non più l'animale come nome dell'altro, questa è la questione. Non più l'animale come nome da combattere per la sua guerra assoluta contro il nome del padre, che, come insegna Freud in Totem e Tabù, sarebbe proprietario delle donne, dei bambini, degli animali, delle piante, della terra, no? Il nomos della terra di Schmitt, di Carl Schmitt, a questo mira, delle galassie. Giulio Cesare, che c'entra come i cavoli a merenda, non è partito dal senato del popolo romano, è partito dalla posizione di tribuno del popolo. L'anti-imperatore, tribuno del popolo, si realizza come il super imperatore, al punto che gli zar della Russia erano appunto i Cesari, i Cesar, gli zar, ha perso la prima parte della parola. Quindi l'antispecismo è, per questo aspetto, pur sollevando la questione dell'enigma dell'animale, è un trampolino, talvolta politico, per la maggior parte delle volte, e tal'altra universitario. Giustificabilissimi, giustificati, teoricamente.